Intanto iniziamo con rifugio da parte degli Affinity. Quindi caccia alle incendiarie. Perfetto, caccia alle incendiarie. Vediamo un po'. Sono curioso di vedere un po' le tattiche da parte dei due team, sia in XG, e se gli Affinity hanno apportato qualche modifica alla loro tattica rispetto a quando hanno giocato con i Ross. Intanto seguiamo lo scontro alle incendiarie con Merce che prova e Full Red torna indietro, viene abbattuto. Leviathan nel frattempo con l'incendiaria uccide Vegas. Merce in difficoltà, però sembra che riesce a cavarsela di fronte Flo. Leviathan lo abbatte, però Leviathan lo rialza subito il compagno. Beh, direi subito 4 contro 3 da parte degli Affinity a livello di players. Vediamo cosa succede. Evolversi. Intanto VXN headshots su Merce. Un po' è iniziata bene per gli Affinity queste prime battute. Dobbiamo vedere adesso come se la giocano Daron e Legacy che ne ha dietro uno, sta attaccando un altro, a sua volta anche Daron ne ha dietro ben due, UXN uccide giù Legacy, si inizia con l'1-0 degli Affinity. Eh sì, tra l'altro non è morto nessuno degli Affinity in questo primo round. Sì, esatto. Questo perché sono stati molto esclusa la parte iniziale, dove si sono divisi 2-2, sono stati sempre comunque compatti ed uniti. Adesso vediamo che abbiamo una persona, un 2v1 al cecchino con Merce che prende il cecchino e se ne va. Conquistano anche le incendiarie e gli NXG, quindi si trovano in una situazione di 4 contro 4 con due armi a disposizione raccolte. Vediamo se vanno a prendere anche il Digger, cosa molto probabile. Infatti sto vedendo Legacy che ha appena preso il Digger. Si erano splittati anche stavolta all'inizio gli Affinity. Intanto poi ti dico una cosa molto importante, che da quello che ho capito oggi Twitch ha dei problemi. Ah, sì? Ha dei problemi di visualizzazione. Che bello, siamo fortunati quindi. Sì, l'ho notato praticamente tipo un'ora e mezza fa, dove ho notato che vari utenti, adesso mi è arrivato un messaggio su Facebook, su WhatsApp, dove dicevano non riesco a vedere la partita. E c'è proprio una questione di Twitch, secondo me, oggi, che perché anche io col mio canale vedevo che non riuscivo ad accedere. Detto questa comunicazione di servizio, abbiamo, se apri la panoramica, vedi una situazione molto interessante. Gli NXG comunque molto radunati, guarda come sono disposti bene gli Affinity, attendono giustamente, perché gli NXG hanno praticamente conquistato tutte le armi, hanno incendiari e digger e cecchini, quindi attualmente sono in vantaggio sul campo. Presto nasceranno anche altre armi, un altro cecchino, vediamo cosa succede. Infatti ci troviamo no, invece gli NXG hanno, ci siamo distratti, mi sono distratto, hanno già due cecchini, quindi hanno due cecchini, un digger e incendiario. Per chi si fosse messo in collegamento adesso, ovviamente gli NXG sono i blu e gli Affinity sono i rossi. Bene. Ha detto anche bene il personaggio. Nel frattempo, vedi, Merce ha preso un'altra volta le incendiarie e è nato un altro cecchino. Dove Daron ha preso un altro cecchino. Molto statica come cosa. Nel frattempo Merce si avvicina il più vicino agli Affinity. Leviathan sta cercando comunque di attaccare al centro, a ferro di cavallo. Leviathan si scontra con Legacy. Vediamo cosa succede. E dietro Merce su Destiny. Leviathan è al centro, sta scendendo giù. Oddio, si è messo il personaggio col pannolone. Se lo inquadri, il personaggio col pannolone. Merce? No, Leviathan.
vediamo, 48 secondi alla fine, nel frattempo si portano il vantaggio 4-2 come player sul campo. Vegas, sto seguendo Vegas che si trova tra i due giocatori di Affinity, praticamente dove nasce il bridge in classificata. Ferisce Leviathan con il cecchino, se lo trova, invece no, è atterrato, perché lo aveva atterrato evidentemente Darron. Arriva Vegas e lo killa, resta solo un giocatore Affinity, Wixen. Vediamo in 18 secondi cosa riesce a fare. Deve cercare di partarlo, no? Sì, però hanno tre cecchini. Che merce. Bravo, merce. Stavo bravo a chiuderlo e a ucciderlo con l'incendiaria. Avevamo scritto sul sito Streaming Got di Gears of War, in questo caso ha proprio preso fuoco direttamente Wixen. Vediamo ora come si comporteranno gli Affinity, che hanno il lato favorevole, prendono le incendiarie con una Leviathan. Invece Vegas va a prendere il Digger e Wixen prende il cecchino. Vegas è stato spottato, se vedi, occhio merce su Wixen. Merce è un bravo giocatore, è uno che rusha tantissimo, sta rushando molto bene. Intanto Darron da manforte a merce e kill un avversario 4 contro 2 in favore dei NXG. Vediamo Leviathan incendiaria su Darron, scende giù, cerca di ricongiungersi al compagno che era in difficoltà, aveva di fronte merce, 3 contro 2. Vediamo come si posizionano. In questo momento gli NXG si separano con Legacy. Vediamo se fa il giro. Intanto Vegas e Merch attaccano Destiny Flow che è da solo. Leviathan cerca di coprire il compagno, però stanno cercando in due di occhio Vegas con il Digger di coprirsi un po'. Prende il cecchino, tanto che arriva da dietro, ne fa fuori uno, viene shottato, ma Vegas arriva e lo killa da dietro alle spalle. 2-1 quindi per gli NXG. Non so te, ma molto dinamica comunque. Un po' il turno precedente è stato un po' una fase di stallo all'inizio, però molto dinamica contro Moor. Mi sembra che adesso gli NXG siano molto più aggressivi rispetto a... questi qui sono quattro player aggressivi. Guarda adesso Vegas, prende subito l'incendiare e la butta su Flu e lo killa. Sono tre sopra gli Affinity con Merce da solo che riesce a tenere il bada, gli altri non attaccano. Intanto Vegas va a prendere addirittura l'armi. Occhio, Merce va, Leviathan davanti e praticamente lo fa fuori con nonchalance. Vediamo adesso, è stato molto bravo Merce, ha aspettato l'arrivo di qualche compagno, poi si è girato. Leviathan forse non poteva fargli il giro molto più veloce, così si è trovato in uno contro uno e non gli è andata bene. Intanto Merce in uno contro uno contro Wixen, che spoggia su Merce, viene atterrato e Legacy porta a 3 i turni. Sembrano un po' in crisi gli Affinity, sinceramente. Sì, poi avevo iniziato bene. Sì, però adesso veramente vengono sempre, come si dice, aperti a metà dai rush in massa degli NXG. Sì, molto bravi gli NXG, sono bravi comunque a rushare per indole dei giocatori. Infatti Merch adesso sta cercando di rushare comunque al cecchino da solo. Vediamo, ne ha contro 3, però riesce a cavarsela. Addirittura a fine di Wixen era atterrato perché c'è un compagno che l'aveva atterrato. Molto manforte da parte, si coprono molto bene gli NXG. Riescono comunque a fare delle tattiche da coprirsi in continuazione e che sta dando i frutti. E soprattutto a seguire il rushatore, che in questo caso è stato Merce, che ha rushato, ha portato scompiglio, intanto uccisione in contemporanea. Merce fa l'ultima kill, dicevo è stato molto bravo a portare scompiglio al cecchino agli Affinity.
perché sono andato un po' in confusione nel rush di merce che poi non è andato diretto per killare, ma ha portato da tanto fastidio. Tanto, ecco qua. È merce decisamente MVP di questa mappa. Iniziate a prendere nota dei nomi perché poi nel contest non chiederemo niente, quindi dalla regia mi dicono che non funziona la chat. Non funziona Twitch, mi confermano, Quindi abbiamo dei problemi con la chat, per cui non possiamo fare contest fino a quando Twitch non decide di rifunzionare. Un attimo che chiamo il presidente di Twitch io intanto. adesso un po' la riesco a vedere la chat, però non è continua. Potete risolvere che siamo con lo streaming, c'è anche Mirmi. Grazie, grazie, grazie. Nel Ok. frattempo, adesso passiamo a dominazione, vediamo cosa decidono. Vi ricordo, mettiti come spettatore. Track. E dominazione, forse su biblioteca, ricordiamo Host Affinity. Comunque mi sono piaciuti veramente tanto i Next Gaming, questa prima mappa. Non ho capito, hanno sofferto? No, mi sono piaciuti molto Ah, ok. i Next Gaming. Ah, in Next Game, no, ho capito Affinity. No, Ho no, 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 no. dedotto sofferto. No, 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 sono stati molto bravi. Io direi che sei emblematico. Diciamo, la clamore si può, diciamo, la mappa si può racchiudere sul turno, sul secondo turno. Dove praticamente gli NXG hanno preso praticamente tutte le armi e gli Affinity sono rimasti fermi e quindi hanno aspettato cioè che gli NXG facessero quel che volevano, hanno aspettato troppo. Sì, abbiamo visto che dopo il primo round vinto gli Affinity non sono più riusciti a prendere in mano, cioè non hanno mai più preso in mano la situazione e sono sempre passati in inferiorità numerica proprio fin dai primissimi secondi, quindi mappa direi strapersa in questo caso. Sì, persa anche perché un po' perché hanno giocato male, non hanno preso l'iniziativa, e poi persa anche perché comunque gli NXG se la sono giocati bene, se la sono giocata bene. Bisogna dargli tanto merito perché sono riusciti a rushare, a coprirsi. A portare anche scompiglio di merce nella situazione col cecchino. Erano in tre e non sono riusciti a killare merce perché è stato bravo a evitare i colpi e andare avanti. E nel frattempo si è fatto raggiungere i compagni che gli hanno dato man forte. Adesso vedremo su questa mappa biblioteca in modalità dominio se l'attitudine rushosa, diciamo, degli NXG porterà buoni frutti come li ha portati nella modalità esecuzione. Io penso di Beh, sì, vedendoli giocare più che così. altro, più che Rush, qui indubbiamente le loro qualità sono indiscutibili. Dobbiamo solo vedere come se la giocheranno come team, perché qui il team conta tantissimo sul dominio. Ti ricordi se facevamo l'esempio nella partita di torneo che abbiamo streamato in precedenza, se ti ricordi, i Synergy andavano singolarmente ai punti di conquista, cosa che non devi fare mai, devi sempre aspettare i compagni per rushare e andare a conquistare. No. Ecco, qua la regia ha voluto dare la sua opinione. Però sì, sono d'accordo con te, ovviamente. Io, la regia no, ma la regia non sa No. niente. Ecco, non sa niente di Gears of War. Al massimo sa qualcosa di È COD. differente da God. Ecco. Vediamo innanzitutto 31 a 30 per gli Affinity, cercano di giocarsela qui su biblioteca con dominazione, vediamo cosa succede, c'è molto su A, si sta giocando tantissimo, dove c'è stato comunque uno scambio oltre che di kill anche di posizioni, perché prima avevano la conquista gli Affinity e poi hanno appena conquistato gli NXG. B
è sotto praticamente osservazione degli Affinity e anche C poi. Vediamo se mi ricordo giusto. Allora, terrazza, adesso ho la mappa aperta. Terrazza è il punto C, torre è il punto B e fontana è il punto A. E tu mi insegni sempre che il punto più importante da tenere è terrazza. È terrazza, esatto. Quindi il punto C, che è questo che sì, stai incontrando in questo momento. Sì, perché più che altro... come dire, perché è più facile difendere quel punto. Se si è organizzati, se si è organizzati in difesa, si riesce comunque a difenderlo in maniera a portarsi in vantaggio spesso grazie a C, se lo si riesce a difendere. Anche perché poi c'è da dire, cosa molto importante, è che gli altri punti A e B sono lontani da conquistare. Quindi se perdi eventualmente un punto da andare da A fino ad arrivare a B, perdi tempo. C'è a portata di mano. Vediamo che in questo momento sono proprio gli NXG che tengono il punto C, mentre in B ci stanno gli Affinity. A è lasciata un po' alla mercé di chi, ecco, adesso degli NXG. Sì, nel frattempo gli NXG riprendono terrazza e stanno controllando molto bene Fontana. Dalla panoramica vedo gli Affini stanno cercando di organizzarsi e attaccare Fontana. Quindi A. Vediamo. Intanto Daron fa una bellissima headshot di praticamente un quick scoop di topo alla COD. Tanto Vegas viene ucciso da VXN. Hanno praticamente completato la rimonta. Sì, in NXG. Ma siamo lì. Siamo lì perché si stanno scambiando. In questo momento comunque gli NXG sono in vantaggio proprio nel ritmo della partita. Cioè, che è molto importante in dominio. In dominio è una di quelle cose che devi prendere sempre in considerazione, stare il ritmo nella partita. Infatti adesso sono praticamente hanno compiuto il suo apparso, perché ricordiamo che allo stato attuale, visto che stanno conquistando, hanno in conquista due cerchi, stanno guadagnando due punti al secondo, perché si guadagna un punto al secondo e conquistandone due al secondo ne guadagni logicamente due. Addirittura Flo ha preso il Busca ed è andato ad A, perché non riescono a prendere A, si sono intestarditi con A. Vediamo cosa succede. Flo riesce forse a breccare, sì esatto, però arriva danno che lo spazza via. Io me lo sono perso perché mentre tu dicevi attaccato questo. B si sta in questo momento un forte equilibrio tra le due squadre, con gli Affinity che praticamente riprendono C, 2v2 a C, molto preso. Vegas ne fa fuori uno, vediamo. Ne fa fuori un altro, vediamo se si fa la tripla. No, assolutamente. Infatti, è intanto Leviathan che si fa un'altra doppia. Ancora scontro tra Leviathan e Legacy. E Legacy ha la meglio e conquista praticamente C. Vediamo se Destiny è d'accordo, perché sta arrivando Destiny insieme a VXN. Oh, fantastico. Legacy stava aspettando i compagni. È arrivato Vegas. Ne ha due, occhio uno dietro alle spalle, uno lo killa, vediamo se riesce a killare quest'altro, invece no. VXN fa prima e sta conquistando C. Ancora arrivano altri NXG contro VXN che se ne porta uno, e contro Merce si fa la doppia. E grande, io direi grande, grande difesa da parte di VXN che... per due volte consecutive è riuscito a difendere praticamente C da solo, insieme comunque all'aiuto di Flo. Vediamo, Destiny cerca di prendere le spalle d'Aaron. Legacy arriva da dietro, sono tre però gli Affinity. Legacy si trova contro tre e infatti viene killato. Nel frattempo abbiamo comunque gli NXG che hanno due punti perché erano andati a conquistare B. Adesso gli Affinity riescono a breccare e quindi a conquistare B. E provano ancora con C. Vegas praticamente aveva killato un avversario, è stato appena killato, però poi arriva Merce e risolve la situazione. VXN, che era quello che stava dando molta molta noia agli NXG.
Vediamo, adesso io sto seguendo Flow. Intanto sì, guardo anche un attimo i punteggi, giusto per capire. Sono in equilibrio costante, c'è un ribaltone continuo. No, dicevo proprio i frag, no? Per vedere un po' chi sono i player più in palla. Ovviamente VXN, che l'abbiamo visto, con 11 uccisioni. Dall'altra parte c'è Daron, che è quello che ha più frag. Però sono più determinanti Merce e Vegas. Sì. Sono... direi di sì, ma io credo comunque questa sera gli NXG sono molto più determinati degli Affinity. Anche se fino a 3 secondi fa che stavamo parlando se la stavano giocando, adesso stanno incominciando a prendere il largo gli NXG. Però vediamo come finisce, perché questa modalità ci ha insegnato a ribaltoni continui. Vediamo adesso comunque gli Affinity che prendono A. Flow si interstradisce con il cecchino, non aiuta il compagno e perde Fontana, perché si era interstradito col cecchino, non è riuscito a concretizzare un aiuto al compagno. Intanto intanto Flow prende il busca e credo che andrà proprio su C in questo caso. Vediamo, comunque c'è su Fontana Merce e Daron, danno del filo da torcere a tutti. Flow, vediamo, insieme all'aiuto di Destiny uccide Vegas e si fa la doppia. Destiny che uccide anche Legacy, conquistano in questo momento C, sì. Esatto, e stanno incominciando anche a recuperare. Ok, adesso incomincia il recupero da parte degli Affinity. Vediamo se riescono in questi ultimi istanti a rimontare. Anche perché hanno preso anche torre. Esatto, già avevano torre, perché erano riusciti comunque a tenerla molto bene. Continua a difendere. Daron è molto bravo a breccare. Arriva anche Merce contro 3, però se ne porta solo uno. E Wixen praticamente gli impedisce di farsi la doppia. Flow in difesa insieme a VXN viene killato, vengono tutti e due killati, 225 e 217, e partirà fra poco la musica ansiogena. Esatto, ecco la tua bellissima musica ansiogena, che veramente mi esalta ogni partita in modalità dominio. Peccato, da Dario Argento. Sì, peccato qui per gli Affinity, perché se ne stavano, avevano iniziato la rimonta, potevano farcela, addirittura avevano la possibilità di andare fino alla fine con la doppia conquista, però non ce l'hanno fatta, e peccato per loro, perché sono andati a perdere questa dominazione. Hanno perso quel viaggio fondamentale in C, no? Quando erano 2 contro 2. Sì. Perdendo quel punto C in quel momento, sì, hanno perso l'inerzia della partita. Bella, anche sono stati bravi gli NXG, che sì, hanno saputo attaccare, si sono sincronizzati bene, quindi hanno sincronizzato proprio bene l'attacco. Comunque vittoria risicata, di soli 15 punti. Sì, per questo ti dico, peccato per gli Affinity, che potevano portarsi in vantaggio, recuperare, superare gli NXG, portarsi in vantaggio e portarsi dominazione a casa. Però c'è stato quel momento decisivo dove Vegas e Legacy hanno rushato e poi sono arrivati anche in 3 su C, e peccato davvero per gli Affinity. Grande partita comunque di Merce e VXN. Eppure Flo, anche se ha fatto meno uccisioni, comunque è il primo di poi. Sì, c'è stato un momento in cui Flo ha difeso da solo C ed è stato molto bravo in quell'occasione. Adesso c'è il cambio osso, vediamo se gli Affinity fanno un po' come gli Omega, se ti ricordi. Speriamo, noi ci auguriamo sempre questa cosa. Su host degli NXG, vediamo chi è che hosta degli NXG. Ovviamente in caso di vittoria degli NXG nella prossima mappa in modalità esecuzione, saranno gli NXG ad accedere alla finale di Winner Bracket, sì, quindi ad affrontare Sorella Baffuta. Esatto, che dopo... esistono davvero, perché si fosse messo in collegamento. Esatto.
Ecco, questa è l'inno nazionale di Sorella Baffuta. Come si diverte il nostro regista? Quelle che... con le sue... volevi mettere un qualcosa, perché ho detto che sono messa zitto. Rischi delle rappresaglie. Il leader ha chiuso la sala d'attesa del gruppo. Bene. Comunque l'ha chiuso senza dirmi niente in privato, quindi verrà squalificato dal torneo. Chiunque esso sia, lo sappia. Ha scatenato le ire. Allora, ti è arrivato l'invito? No, in realtà, aspetta che guardo. Guarda bene, guarda bene. Cioè, sicuramente sì, però dico no, così non faccio brutta figura, io la fai tu. Ah, ok. Ok, è arrivato proprio adesso, prima non c'era. È un po' colpa di Mirmi in questo caso. Mentre aspettiamo, visto che il nostro regista non sa cosa fare. No. Potresti spiegarci un po' anche della tua attività col tuo canale di streaming, che non tratta solo di Gears of War, ma tratta anche di Call of Duty Black Ops 2. Ti senti pronto, sì, per questa presentazione? Sì, allora, da poco abbiamo... Non è il regista che non ha messo il tuo logo sulla... abbiamo anche completato il logo, perché era un logo momentaneo. Adesso apparirà qua, dovrebbe apparire, io lo indico pure con una sigaretta. Addirittura? Addirittura, quindi proprio contro tutte... Ecco, sigaretta elettronica, immagino. No, sigaretta che non posso accendere perché non abbiamo un accendino qua. Ah, vedi. No, comunque, era partito praticamente, abbiamo fatto un logo momentaneo, infatti era per mettere comunque il canale online, per riprendere l'attività di streaming. In questo momento stiamo facendo, oltre che Gears, a breve inizieremo di nuovo con Go Italia a trasmettere degli eventi con appuntamenti settimanali. Siamo molto attivi su PS3 grazie al portale The Universe, dove stiamo streamando molti tornei di The Universe. Infatti domani dovremo addirittura, penso, poter streamare un match di Sniper su TCU di COD, poi anche venerdì appuntamento con TCU. Avremo un appuntamento di 15 e 16 di questo mese, praticamente un torneo organizzato in due giorni dagli ES su PS3, dove addirittura ci saranno team stranieri di COD, e sarà un torneo a eliminazione diretta, quindi ogni partita sarà bellissima da seguire insieme a noi, perché sarà secondo me è una figata quel torneo, perché eliminazione diretta in due giorni sarà una cosa molto interessante. E poi stiamo incominciando anche con 360, abbiamo incominciato a fare delle scrim grazie un po' ai Freedom, che ci stanno aiutando. Infatti ringrazio in questa occasione Freedom Washout, che è il team leader appunto dei Freedom, e abbiamo incominciato anche su 360, e spero di andare avanti su 360, che è poi un po' la 360 è sempre un po' nel mio cuore, no? Vabbè. Tra l'altro ne approfitto anch'io per salutare un po' di gente che hai citato, per esempio Go Italia e The Universe, che sono stati i nostri partner community per questo campionato italiano di Personal Gamer, con cui appunto abbiamo organizzato dei tornei che abbiamo anche, ovviamente streamato insieme. Anche per The Universe abbiamo fatto ad esempio FIFA e forse anche COD, non so se la regia me lo conferma, no, COD no, però FIFA sì. E tra l'altro anche Washout lo conosco di fama, perché ero a fare la regia di uno streaming di Call of Duty Black Ops, e c'erano Freedom, sì, esatto, contro, non mi ricordo, un team a caso. Era, se non sbaglio, questo te lo dire, ma mi sembra, se non sbaglio, era contro Freedom Audax, una cosa contro gli Audax. Sì, potrebbe essere. In regia te lo possono confermare? Non si ricorda neanche che deve mettermi sulla schermata, quindi figurati se si ricorda. Comunque nel frattempo, dato che non va la chat,
e i team non si stanno invitando. No, ti ho invitato, eh. Ah, grazie. Non sapevo più cosa inventarmi, quindi avrei parlato di calciomercato e avrei chiesto in chat di scrivermi un'opinione sul possibile acquisto di Cerci al Milan, però dato che la chat non funziona. Beh, io direi che della presentazione di Neymar ne vogliamo parlare. Possiamo parlare anche di questo, di quanti soldi sono stati spesi per Neymar. No. No, invece no, la regia non vuole, quindi non parleremo. Non parleremo. Vediamo. Ok, mancavo solo io, mi metto spettatore. Non posso, ovviamente, perché devo aspettare la prossima schermata, però mi metto... Con le intenzioni sono già spettatore, quindi vale. Allora, l'host è merce, quindi vediamo adesso... Merce è tosto come host, eh? Ci ho giocato contro e si sa far valere tantissimo come host, quindi la vedo dura per gli Affinity. Perché come host, come vantaggio, hai il ping a zero, giusto? Giustamente, sì. Quindi, sì. Sostanzialmente, per chi non lo sapesse, anche se dubito che ci sia qualcuno collegato in streaming che non lo sappia, a parte il nostro regista, se tu pinghi zero, sei sempre in vantaggio rispetto agli altri perché vedi prima gli avversari. Cioè, negli ingaggi hai un vantaggio. Se questa era la prima lezione, problemi. Personal gamer. Pro gamer di personal gamer. Allora, vado spettatore perché un vero pro gamer va anche spettatore. Ok, mentre io mi sono messo spettatore, ho cambiato, vediamo che mappa decidono. Attenzione, grande suspance, scritto proprio così. È proprio strade, così. Strade, vediamo se ti ricordi. Mi strade tutto, c'è macelleria, cioè... Bravo, bravissimo, bravissimo, perfetto. Mi ricordo che il punto più importante da prendere in strada è B. No, beh, questa è esecuzione adesso. Ah, è vero. Però in dominio sì, è sopra. Intanto sembrano essere scomparsi i problemi con Twitch. Attenzione, quindi la regia ha sentito e si è subito attivata per andare a spammare. E se si sono risolti per davvero facciamo ora il contest, se è rimasto qualcuno in chat. Sì. Io direi di fare ora il contest. Però non siamo sicuri che la chat funzioni, anzi sembrerebbe non funzionare. Intanto invito la regia ad andare a schermo pieno. Intanto sta succedendo il putiferio perché... Sì, siamo già morti tutti. Gli Affinity sono arrivati letteralmente arrabbiati. Praticamente lo spawn a vantaggio loro, però intanto... Attenzione, brutto gesto da parte di Destiny, assolutamente. Brutto gesto da parte di Destiny. Perché? Su merce. Da notare, è un qualcosa che i giocatori di Gears conoscono molto bene, però reputo questo un gesto, soprattutto fatto in streaming, per un evento così importante, da denuncia proprio, guarda. No. Da censurare, perché ha fatto la... Vabbè, lo possiamo dire, ha fatto il suga su merce, cosa che non va fatta, assolutamente, in qualsiasi livello, in qualsiasi occasione, contro qualsiasi team, tu in quel momento stai giocando, puoi giocare contro qualsiasi team, anche il più antipatico del mondo, non sono cose da fare, soprattutto a questi livelli, è una cosa che io ho questo qui, cioè odio abbastanza, infatti senti che il mio tono della voce non è cambiato, di più... Non so se concordi con me. Sì, non sì, assolutamente. Sono cose da fare. Ecco, la regia mette proprio il suono di questo gesto, credo. Eccolo qua. Comunque, segnalato, quindi... chi era? Me lo sono già perso, quindi segnalato per modo di dire. Però mi ricordo che era di quelli che hanno vinto, quindi gli Affinity. Chi è che era che l'ha fatto questo gesto? Destiny. Esatto, intanto bravo Merce che con il cecchino fa un headshot su VXN, vediamo se si ripete, no, proprio su Destiny,
intanto Legacy su Leviathan. Merce si butta da solo contro due e viene killato proprio da Destiny, 3 contro 2 in favore dei, degli Affinity. Vediamo Flo che scappa praticamente e giustamente al cecchino, è spawnato anche il cecchino e lo prende. Il suo compagno è la bibliotechina e ha nessuna arma, è Destiny che non ha nessuna arma. Stanno cercando di attaccare in questo momento Flo, che è da solo in difficoltà, si butta giù. Vediamo, forse vuole raggiungere il compagno della bibliotechina. Infatti così è, sono tutte e due in bibliotechina. Sopra non c'è nessuno da parte di NXG, che prendono anche le incendiarie. Ovviamente io lo ricordo ancora una volta all'inizio della mappa, perché magari qualcuno non è pratico di Gears of War. Comunque gli NXG sono i rossi e gli Affinity sono i blu. Intanto grandissima headshots di Flu su Legacy, bellissima headshots, e Destiny si porta via l'Aron. Vediamo che succede, Vegas lo uccide, attenzione perché c'è sopra Flo col cecchino. Vediamo come se la gioca Flo, forse va a prendere ricariche in questo caso. Vegas resta giù, 45 nella zona secondi del bibliotechino. Secondo me Flo cerca di andare allo stallo. Non lo so, io non io attaccherei in questo caso. Perché non ha lo svantaggio dell'host. L'host ce l'ha l'NXG. In questo caso è Vegas che deve lottare. Vediamo. Beh, Vegas infatti non si muove neanche proprio, cioè si è stampato su questo muro. Tanto se, la musica che senti non è del gioco, non è una nuova patch, è il nostro regista che che si sta divertendo, che... Esatto. Comunque stallo. Sì. Diciamo che qua ci poteva stare il Pongi Pongi, Pongi, come che era? Io avrei comunque provato ad attaccare Vegas, anche se in questo caso comunque gli Affinity partono con il lato di vantaggio per l'incendiare. Però intanto comunque Merce va a prendersi anche il Digger, intanto Leviathan fa il giro da dietro, Vegas copre i suoi compagni, gli impedisce appunto il giro. Io comunque avrei attaccato, perché non hai, adesso devi mettere in campo tutto quello che hai per recuperare la partita. Ma come diceva prima la nostra regia, evidentemente Flow voleva non rischiare. No. No, come, proprio come pensava la regia. Vedi, anche la regia ti dice di no. Vediamo cosa succede. Adesso mi sembra che la partita sia diventata un po' più statica. Sì, è molto più statica, perché giustamente gli NXG aspettano, attendono gli Affinity perché hanno le incendiarie. Ricordati che le incendiarie comunque sono danno fastidio, perché ti devi sempre ricordare l'uomo che le ha prese, oltre a ricordarti l'uomo che le ha prese, sono un'arma cioè molto, molto difficile da capire, perché tu non vedi mai di fronte chi è che ce l'ha. Sì, quindi è sempre un rischio andare a buttarsi in mezzo. Sì, anche perché non è un'arma scoperta, mentre tu, che ne so, hai il cecchino, bene o male, quando lo impugni lo vedi. In questo Gears, se premi LB, che è il tasto della granata, o di qualsiasi incendiario o localizzante, la butta diretta, quindi non te l'aspetti mai. E certo, quindi devi stare attento a praticamente al team che prende appunto le incendiarie. È così. In questo momento gli NXG fanno bene da un lato ad attendere e a coprire le incendiarie, perché in questo momento stanno comunque cercando di giù di coprire le incendiarie con Merce, che è l'host tra l'altro, che fa una bella azione, però occhio, qui rischia. Infatti hai visto, c'era Leviathan in agguato con le incendiarie,
aspettando che merce le prendesse per killarlo. Lo sto seguendo adesso proprio vediamo lei, se si capovolge un po' la situazione. Gli NXG cercano di attaccare, oppure giustamente dicono devono gli avversari che devono recuperare devono attaccare loro. Stalliamo questo turno e aspettiamo il prossimo, dove c'è il lato vantaggioso per l'incendiario, che potrebbe essere questa una lettura della situazione. Anche perché poi ti ricordo ci sono due brick shot per gli NXG e due cecchini per gli Affinity. Eccola Leviathan. Hai visto Leviathan su merce, che questa è quasi una kill che vale triplo questa qui, perché oltre a killare Lost si è andato a killare l'unico uomo che aveva le incendiarie e che aveva anche il digger e che stava andando a prendere un'altra arma che era spawnata, giusto? Esatto, non l'ho seguito, però conoscendo Merce, che è una persona che comunque rascia tanto, può darsi che perché vuole sempre l'iniziativa, ecco. Infatti adesso vedi, comunque hanno attaccato abbastanza ordinati gli Affinity e ha pagato tanto questa loro attesa nell'aspettare di killare un avversario, che poi sono andato a killare secondo me l'uomo più importante degli NXG. Intanto bravo Vegas su Destiny, ottimo movimento, perché aveva le incendiarie, aveva anche la digger, oltre a essere anche Lost. Qua grandissimo Vegas comunque, perché è riuscito ad andare in stallo 3 contro 1 ed era stato circondato praticamente. Sì. Quindi gli NFG si sono un po', diciamo, parati le piatte grazie a Vegas, perché questo era un round perso secondo me. Sì. E qua potrebbe anche cambiare l'inerzia della mappa, perché quando butti via, fra virgolette, butti via un round in cui sei 3 contro 1, poi rischi di non recuperare più. Vabbè, solo se hai vantaggio, però secondo me, sotto il punto di vista psicologico, adesso gli NXG sono avvantaggiati. Ma da mo' che sono avvantaggiati. Dov'è? Secondo me, dov'è che si è visto il vantaggio psicologico? Ripeto, è stato nel in flow, che non è andato con... aveva anche il cecchino, non ha attaccato Vegas. Sì. Perché qui devi rischiare. Precedentemente gli è andata bene comunque agli Affinity e se la sono giocati davvero bene. Però c'è da notare che gli NXG comunque hanno aspettato un po' l'iniziativa degli Affinity, perché la situazione era: noi non abbiamo nulla da perdere, perché tanto siamo in vantaggio, abbiamo Lost in questo caso. Vediamo, perché mi sa che sarà un round fotocopia di quello precedente questo. Sì, e abbiamo l'uomo più avanti degli Affinity, alla fine è Flo, che si trova vicino al digger. È un po' sì, cercano di studiarsi, cercano di vedere chi è che prende l'iniziativa. E attenzione, proprio Daron era andato sul Flo, ha buttato l'incendiaria, cercato di portare il vantaggio numerico per i suoi. Non ha sbagliato di molto, No, direi di no. Intanto stanno prendendo il sopravvento sopra gli NXG, con Merce che sta avanzando e li hanno un po' chiusi. Hanno un po' chiusi gli Affinity dentro l'acciaieria. Adesso è da controllare un po' giù gli incendiari, che quando spawneranno vediamo come si comportano. Infatti Wixen va giù con il Brickshot a controllare insieme a Destiny. Vediamo adesso come si comporteranno. Merce mi sembra già bello appostato, Sì, sto vedendo. Sì. Tanto Flo prende il digger. E killa proprio Daron, che aveva cercato il giro da dietro. Attenzione su Flo, che viene ferito con un colpo di digger, c'è Legacy sotto. E
è una situazione un po' difficile adesso per gli NXG, devo dire, perché sta pagando molto la staticità relativa, però devo, sì, se devo dirla, da, degli affini. Intanto Flo farà una grande cosa, praticamente butta il Digger sul tetto e killa Merce. Grande Vegas anche su Destiny, ma grandissima azione di Flo che ha killato Merce praticamente dal piano di sotto. Sì, sì, l'ho visto in diretta, ero proprio su di lui. Ma aveva lanciato una di quelle sonde oppure è andato alla cieca? Credo di sì, perché non ho visto lo spot. Darsi che c'è stata la... o poi gli è stato detto. Intanto Vegas e Legacy fanno una grande cosa. Peccato. Uno più uno. Vediamo cosa succede adesso. Se si cercano. Vegas mi sembra... no, è andato a proteggersi forse. Niente, sì, altro stallo. Io penso che fin quando gli Affinity non decideranno di attaccare con un po' più di verve, rimarremo qui a commentare questo 1-0. Anche perché Vegas mi sembra un player veramente intelligentissimo. E quindi non... piuttosto lo stallo, che non rischia mai. Sì, 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 no, ma... no, non, ma, lì, ma fa bene, fa bene. Cioè lui e il suo team non devono offendere obbligatoriamente, non devono lasciare obbligatoriamente. Hanno qua in mano la partita, cioè in questo momento gli Affinity si sono svegliati e stanno mettendo in difficoltà gli NXG che non riescono ad offendere. Però vediamo adesso se comunque cambiano, perché non è che possono portare avanti questa musica per tanto tempo. Quindi anche gli NXG, no? O si decidono di incominciare ad attaccare, a rushare anche loro, in maniera però sempre intelligente, come in questo caso giustamente sono rimasti un po' nelle retrovie, non hanno rushato all'incendiaria perché è molto difficile da quello spawn rushare all'incendiaria, anche se non impossibile, è una cosa fattibile, ma il lato vantaggioso ce l'avevano comunque gli Affinity. Ancora situazione presepe, come la chiamo io. Sì. Tutti fermi. Tanto Daron prende pure il secondo brick shot. Non ho visto nessuna notifica dell'altro lato dove hanno preso il secondo cecchino. Infatti poi forse proprio Destiny si va a prendere il cecchino adesso, che è spawnato. Infatti Destiny si va a prendere il cecchino. Cerca una zona sicura per prenderlo, prende anche il secondo cecchino. E io la vedo dura. Innanzitutto Merce con il Digger giù, secondo me ha lanciato un colpo che ha ferito l'avversario. Merce e Legacy giù alle incendiarie. Vediamo, Legacy approccia un attacco, però poi ritorna indietro. Flow su Legacy. E adesso lo scontro con Merce. Sì. E arrivano tutti. Sì, e Merce è bloccato, attenzione dalle incendiarie. Riesce a cavarsela. Ferito molto da Leviathan. Che poi hanno preso altre incendiarie. Restano Vegas e Merce giù. Vediamo come cercano di sbrogliarsela. Merce forse è ancora in combattimento, invece no. Torni indietro. È chiuso. No, è un po' chiuso perché poi Leviathan e Flo hanno continuato ad avanzare. Però non si sono resi conto, occhio, del brick. E sono in 4. Vediamo gli altri. 1:10 alla fine di questo round. Si devono anche spicciare gli Affinity, altrimenti sarà un altro stallo, io credo. Vado a seguire già Vegas perché so già che sarà lui quello che è. Intanto Pochileo si lamenta che non l'hai salutato oggi, eh? Ah, ma c'è, io non so chi c'è in chat, per cui non pensavo che mi seguisse il mio player di riferimento. Quindi un saluto a Pochileo, ovviamente, che è il mio idolo su Gears of War. Il mio pupillo, mi suggerisce la regia. Nick
Aia. Ha rischiato tantissimo qua Vegas. Sì, occhio, intanto ha finito Wixen, cerca un'avanzata, eccolo. Levitando su Daron. Wixen contro Vegas e Full Red. Vegas bravo, prende anche lo scudo, vediamo contro Leviathan cosa fa. Ce l'ha quasi fa. Bravo Vegas, bravo Vegas, però resta da solo contro due Affinity. Anzi, no, è morto. È no, morto. Era merce, scusa, era merce. Che era rimasto da solo. Sono morti in contemporanea come al solito. Questa volta però gli Affinity hanno chiuso il round finalmente. Adesso si fa interessante. Adesso si fa interessante l'approccio da parte degli NXG se decidono di riprendere le loro classiche offensive. Vediamo, Darren ha battuto. Attenzione, ancora battuto. Seconda volta. Bravo, arriva Destiny. Quixen. Combinano una strage. Poi Darren cerca di killare, di suicidarsi e killare anche l'avversario. Resta solo Vegas. No, è merce, scusate. Contro 4 è Full Red in questo caso. Vediamo se ne ha portato uno o no. 3-0. Bravi, bravi, bravi. Gli Affinity. Qua però dopo il fucile di Daron ci sarebbe Conti. Mi piace vincere facile. E vediamo. Sì, poi ci... Daron su Leviathan, ha atterrato anche Flo. Qui gli NXG. Ecco che attenzione, verso killan con compagno, però a Destiny di fronte. Ha atterrato, ottimo teamwork tra Legacy e merce. Ma quindi prima gli NXG hanno fatto finta, hanno fatto apposta, hanno dato 3 round di vantaggio agli avversari. Ma io spero di no, perché così poi ci vediamo. Ci vediamo anche alla mappa successiva e vediamo se possiamo fare il contest. Ma adesso fammi capire, gli NXG erano dal lato favorito nell'ultimo round? Gli NXG erano dal lato sfavorito. Ah. Ma te l'ho detto, da quel lato si è sfavoriti se si arriva prima, ma se si arriva organizzati comunque puoi far male. Però è sempre un rischio, è sempre un rischio. Si è sbloccata la partita comunque, grazie a Dio, perché altrimenti... Attenzione Flo su Vegas! Intanto Destiny su Daron, commettendo su Daron, vince. Leviathan killa merce, anzi no, si killano a vicenda e resta solo Legacy da solo. C'è la possibilità, la forte possibilità... che ci andiamo a vedere dominazione o stata dagli NXG. E parte la musichetta. Rischio qua per Legacy. Occhio, no, è full red, non ce la fa. Peccato per Legacy. 4-1 in favore degli Affinity, che hanno recuperato, sono stati molto bravi, sono stati pazienti, questo sì, è da dargli merito, assolutamente da dargli merito. Un po' l'approccio sbagliato da parte degli NXG, che da un lato facevano bene ad attendere perché non avevano nulla da perdere, cioè nel senso che dovevano essere gli Affinity a prendere l'iniziativa soprattutto quando gli NXG stavano dal lato svantaggiato, però forse dovevano osare comunque qualcosina, perché si dovevano portare la vittoria a casa e non l'hanno fatto. Almeno dal lato favorito dovevano offendere. E qua Destiny, che nonostante il suo gesto un po' antisportivo, ecco che era questo il gesto che abbiamo sentito dalla regia, è il primo dei suoi, seguito da Flow, mentre dall'altra parte Vegas. Fatto un partitore Vegas, sì. Fatto una grande mappa Vegas. Ma mi sa che è anche stato l'unico che... Ah beh, io parlo per... in questo caso hai citato tu gli Affinity, io per gli NXG cito Vegas, che oltre un amico, però devo constatare che ha giocato bene strade, quindi tanto di cappello a lui. Assolutamente. Avevo detto anche in diretta che mi piaceva molto il suo modo di giocare, perché mi...
come al solito, ripeto, non capisco molto di questo gioco, però mi è sembrato un player molto intelligente, quasi quanto la nostra regia. Che però non fa audio questa volta, mi aspettavo un no, per esempio. Vediamo se scelgono un'altra mappa gli NXG per quanto riguarda dominazione. No. O scelgono sempre biblioteca. La regia dice di no. No. Vedi. Non so se dicono di no anche gli NXG. Io sarò nuovamente invitato, immagino. Anche se con questa faccia mi sto vedendo. Nel frattempo posto in chat il risultato. Tanto è partita la sbarrata. Intanto è partita la zarrata. Tra l'altro non so se tu la senti, ma se tu la sentissi la regia potrebbe anche metterti in camera e pure tu dovresti fare i balletti sbarri che... Ma io poi sento la regia che ride, quindi ogni tanto mi blocco per non ridere anche io. È tutto scritto a scaletta, tutte queste... No. No. Intanto abbiamo raggiunto il numero di spettatori, 535.000. Mi fanno segno dalla regia. Tra l'altro ci ha messo poco per farmi segno dalla regia perché ha fatto così. Vediamo l'inquadratura, grazie. Così non so se c'è qualche problema. Vorrei far notare al nostro scenografo che c'è un problema con la scrivania, nel senso che, guardate un attimo, ecco, non è possibile che io abbia una scrivania di queste dimensioni. Quindi, scenografo, per favore, ricalcoliamo bene le proporzioni, cioè, guardate che gambine che dovrei avere, ecco, ora mi sento molto meglio. Intanto, mi avrete invitato, immagino. Immagino male. Aspetta che... No. Vediamo che come stanno scegliendo, che stanno combinando, stanno andando avanti e dietro, non si capisce nulla. Ma in tutto questo, i sorella Baffuta saranno già andati a dormire? No. Boh, spero per loro di no. Perché... E poi soprattutto non sappiamo nulla delle altre partite. E io vado! Esattamente. Anche Totò ha voluto intervenire dall'oltretomba. Non lo so, possiamo vedere. Possiamo vedere innanzitutto, mettiti come spettatore. Vabbè, cambio io. Aspetta, che non ci so. Ok, ci sono. Ogni tanto quando parte la musica truzza non posso esimermi dal ballare. E tra l'altro lancerò, se la regia rialzerà il volume, lancerò il nuovo balletto dell'estate, ok? Il ballo della cornetta. Allora, ovviamente ricordo che domani, cioè questo è solo un assaggio delle puntini puntini che faremo domani al TG. Beh, è un bel argomento, puntini puntini puntini. Domani ne faremo parecchie di queste puntini 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 anate. Allora, domani alle 21. Sembra tutto ok, scelgono di nuovo biblioteca, la tua amata biblioteca. No. Tra l'altro, grandi ricordi per me di infanzia, tutto il periodo della scuola ho passato praticamente più tempo in biblioteca che davanti ai videogames. E io vado! Esatto. Questa è la verità. È un modo da parte della Epic di dire: ignoranti, andate a studiare. Esatto, io lo facevo, sono stato uno dei più grandi studiosi e poi sono finito a fare i commenti di Gears of War, però... Ecco qua. Sono anche venuti a prendere. So che è anche un po' la tua storia, una storia che ci accomuna, noi grandi scienziati.
Vediamo, intanto è cominciato, è da grande scienziato quale sono, vado a aspettare. Allora, vediamo... Regia anche scienziata, come vedete, attenzione, farò così, tac. E allora, vedrete il match. Vediamo match subito da solo, si trova da solo contro due, fa fuori QXN, vediamo se Merce riesce comunque a farlo il suo. Invece no, sul Leviathan che lo killa, 7, Vegas, col Busca. Arriva da casa sua col Busca praticamente. Stata una ratina contro due, uno contro uno tra Vegas e WXN, uccisione in contemporanea. Arriva Merce e va a conquistare C. Vi ricordiamo che se dovessero vincere gli NXG questa mappa si andrà a vedere la finale di Winner Bracket, perché gli NXG avranno vinto questo match e quindi andranno a giocare contro i Sorella Baffuta, che ricordo ancora una volta sono un team che esiste per davvero, non è una delle mie solite P puntini puntini anate. Burle. Esatto, burle. È la verità. Invece in caso di vittoria dei blu, quindi degli Affinity, ci sarà la partita, la mappa decisiva, che sarà stata dagli Affinity, giusto? No. Sì, esatto, dagli Affinity che giocano in casa. Praticamente gli Affinity giocheranno sempre in casa, quindi la finalina. Vediamo cosa succede. Cosa succede adesso in questa partita, per vedere se continuano la loro praticamente, riescono ad andare in finalina oppure ci andranno gli NXG, perché non è ancora niente deciso. Tanto WXN pensa bene di uccidere Leviathan, poi Daron fa fuori Flow e è andato a prendere, ecco, intanto mi ha morto un'altra volta il Ted, questi sono degli scherzi che mi piacciono molto. Intanto noto comunque sostanziale equilibrio anche in questo, praticamente in questa nuova partita di dominazione su Biblioteca. Vediamo se questa volta gli Affinity riescono a mantenere un vantaggio che gli permetta di vincere la mappa. Obiettivo catturato. ...52-50, intanto stavo prendendo informazioni sugli spettatori paganti. Ti assicuro che abbiamo fatto parecchi soldi stasera. Possiamo finire di programmare quella vacanza che ci eravamo detti in California. Ma mi ricordi le percentuali? Com'era? 33 a testa? Sì, la regia prende un po' meno però. Un po' meno? Un pochettino meno. Ah, ok. E mi sembra giusto, no? Noi prendiamo 33, io e te, lui prende... Ecco. Prende il suono che hai sentito. Preparatevi. E il resto è in beneficenza. Il resto ha pochi Leo che ci segue sempre. Intanto gli NXG sono in vantaggio, 83 a 68, stanno prendendo il largo. Conquistato A, e adesso gli Affinity riescono a breccare, a impadronirsi di C. Stanno organizzando un'offensiva gli NXG su C, vediamo come va. Abbiamo per gli Affinity Leviathan e Destiny, stanno attaccando Vegas che viene killato adesso, e Legacy che va a breccare, e contro due vediamo se si riesce a portare uno, invece no. Quindi si sta sul 94-80, però due cerchi di conquista per gli Affinity e uno per gli NXG, quindi vediamo se c'è questo ribaltone. Su Destiny. Sì. Riprendono praticamente il possesso di C, quindi ricordiamo un punto al secondo. Intanto seguirei Leviathan che prende il Busca, vediamo se ne fa buon uso. Un po' fortunato con il rimpallo. E Full Red, occhio, si trova Legacy davanti, spara con il Busca.
ci sono in contemporanea. 112 a 102. Un cerchio a testa, gli affini ti conquistano, si riprendono praticamente torre con che sarebbe B, quindi due cerchi per gli affini e uno per gli NXG. Sto catturando la partita. Presa A però adesso da parte degli NXG. Sì, stanno recuperando gli affini, vediamo se riescono a recuperare. Penso in questo momento sì, perché hanno nessun cerchio da parte di NXG. Ne conquistano, come riprendono a 124 a 117, siamo in sostanziale equilibrio. Intanto Destiny che è in difesa su B contro contro Merce, e Destiny killa Merce. Vediamo su C come si comportano. Intanto pareggio e sorpasso da parte degli Affinity. Eh sì, fino a poco fa stavano difendendo veramente bene. Sì. Però intanto adesso gli NXG sono arrivati in tre. Sì. E sono stati spazzolati via sia Leviathan che Wissan. Però intanto in due attaccano A, in due attaccano A degli Affinity, la breccano proprio in questo momento. Wixen sta facendo il giro. Merce contro Leviathan, vediamo cosa combina. Lo killa. Adesso a Flow che... praticamente sperava la zona, poi arriva Legacy di gran carriera e forse gli arriva Wixen che non stava, una volta stava facendo il giro, però non so che fine ha fatto. Forse è andato a C. No, in C comunque ci sono gli NXG che hanno recuperato, stanno comunque lì. Intanto hanno preso, stanno per prendere A gli Affinity e quindi stanno cercando di allungare il vantaggio. Occhio sul bersaglio. Addirittura 4 NXG su A, o sbaglio? No, 3. Sì. Erano in 3. E c'è da solo in terrazza Daron che è riuscito a difendersi da Flow. La potenza dei COG. Beh, adesso sono un leggero vantaggio, però praticamente gli NXG hanno due conquiste a una. Intanto Flow contro praticamente Daron, si sono uccisi in simultanea. C'è stato un po' di casino dove l'ha avuta vinta poi WXN. Adesso però sono ancora gli Affinity che ripasseranno in vantaggio perché hanno due punti. E infatti così arrivano però gli NXG su C. È grande lavoro ancora degli Affinity in difesa su questo punto. Beh, gli Affinity qui stanno difendendo bene. Sì. Ma hanno dimostrato anche in precedenza nel nostro loro comunque di saper difendere in maniera regolare C. Soltanto che poi sono stati bravi gli NXG, come in questo caso Vegas fa il giro. Sì. Anche Daro, insieme a Daro, fanno il giro, si porta via ora Leviathan. Vediamo che succede. Uccisione in contemporanea tra Leviathan e Vegas, che Leviathan era comunque abbastanza ferito da Daro. E Daro va a conquistare. Obiettivo catturato. Infatti arrivano poi anche Merce e Vegas. Sono stati bravi, vedi, qui comunque sono stati bravi NXG. Hanno fatto passare qualche secondo in più, però hanno fatto il giro e sono riuscito a conquistare. Adesso abbiamo comunque su A che Merce killa Leviathan e sta conquistando. Arriva anche Legacy, si prendono questa conquista 214 a 209. È il risultato aperto a qualsiasi scenario. E ancora su C WXN, cioè, attenzione, killato da Destiny e poi Daron uccide Destiny. Si sta rifacendo sotto gli NXG. Obiettivo catturato. Praticamente, vabbè, gli Affini stanno un po' forse facendo lo stesso errore come in precedenza, no? Che in pratica avevano la possibilità di recuperare, non sono riusciti a mantenere le posizioni e si sono fatti. E hanno subito poi l'allungo degli NXG e hanno vinto il turno, quindi siamo lì.
musica ansiogena sì. per te. Però adesso è brutta per gli affini. Ti sono fatti proprio superare agli ultimissimi. Sì, sono su A, cercano su, cercano A, però intanto occhio. Nessuna conquista per gli NXG che vanno a conquistare adesso. Nessuna conquista per nessuno. E io credo che arrivato a questo punto vittoria per gli NXG che approdano alla finalina. Bravissimo da Aaron qua a vincere lo scontro con uno degli Affinity. Ecco, è così riuscito a tenere C e poi a fare gli ultimi punti per andare a fare il 250-234. Sì. Prima era finita 250-235, per cui praticamente sì. mappa fotocopia. E NXG che vincono questa semifinale di Winner Bracket. E quindi vanno a giocare adesso immediatamente la finalina contro i Sorella Baffuta. Perché dico immediatamente? Perché altrimenti noi non andremo mai a dormire, questo tu lo sai bene. Esatto, e abbiamo il vantaggio che gli NXG giocano in casa, quindi non cambiano host, restano nella stessa stanza, io vado a comunicare nel frattempo. Ok. No. E noi nel frattempo, dato che la chat non è stata ripristinata, non sappiamo che cosa fare, quindi lo diciamo con grande sincerità. Aspetteremo. Attenzione, forse lo sappiamo. Raga. Peggy 18. Vediamo un filmato. Siamo tornati, il filmato io non lo vedevo, quindi non sapevo che fosse già finito, spero che ve lo siate gustato senza audio probabilmente questo filmato, quindi molto bello. E, intanto il nostro Manuel sta cercando di mettersi d'accordo con i Sorella Baffuta. Tra l'altro vi faccio vedere che la nostra regia spamma continuamente sull'Xbox, anzi non ve lo faccio, sì, no, ve lo faccio vedere. Spamma continuamente sull'Xbox i tornei di Personal Gamer, tra cui il torneo Decerto, di cui non so assolutamente nulla. Ah, ma giovedì c'è lo streaming, quindi non so neanche cosa sia Decerto, so che è una modalità, però non sono l'esperto di COD. Per cui se volete vedervi lo streaming del torneo di Decerto di Call of Duty Black Ops 2, collegatevi giovedì alle 21, ci sarà il nostro fantastico regista presentatore TVK che verrà disturbato da me in regia durante tutto lo streaming. Anche perché non penso che ci sia nessun altro che possa fare la regia quel giorno, a meno che il nostro buon Pochileo non voglia raggiungerci qua a Bolzano per fare lo streaming notturno. Torneo Decerto che tra l'altro... ecco la sigaretta, vedete, la do alla regia. È vietato avere la sigaretta, anche se sono il personaggio di Gears of War che la fuma. Torneo Decerto che dicevo, da quello che mi hanno spiegato, è una modalità ancora più lenta della modalità normale. Quindi probabilmente lo streaming comincerà alle 9 e finirà alle 3 di notte. Per la felicità della nostra regia. Vediamo intanto se appare il nostro fantastico loghetto. È apparso. Perché deve apparire questo loghetto? Non lo so. Sto perdendo assolutamente tempo perché sto aspettando che il nostro Manuel si metta d'accordo con i Sorella Baffuta prima che vengano, come si dice in gergo, mam o unati, cioè verranno mandati a letto dai genitori e non potranno più giocare. Attendiamo. Non mi viene in mente nessun argomento da trattare in questo streaming. Questo è un microfono bianco. Ecco, cos'è che possiamo dire? Sicuramente chi ci sta seguendo è un grande appassionato di FIFA, per cui potete iscrivervi alla Series di FIFA, che vi consentirà non mi viene il termine, è un po' tardi per me, guadagnare uno degli ultimi 8 slot disponibili per la finale di Rimini. Intanto l'autofuoco, vedete, è molto bello, perché sembra quasi che sia un cartone animato giapponese. Aspetta,
Aspetta. Oh! Non funziona più? È bellissimo, sembra l'effetto dei... Ecco, ecco. Esatto, sembra Dragon Ball. Intanto ricordo ancora una volta che questo è un microfono. Eccomi, ci si... Eccolo, è tornato, perfetto, grazie, perché ero veramente in crisi. No, allora, sono andato un attimo nel party di NXG, oltre a fare i complimenti per la finale, io ho detto dove andate, se ne stavano andando, ho detto dove andate. E... Allora... giocano loro in casa. Ho notato che hanno giocato senza Daron. Con Daron senza microfono. No, era senza microfono. Hanno giocato praticamente con il team. Parlavano, erano in tre a parlare. Quindi sono stati davvero molto bravi. Ti sto invitando. Ho invitato anche i tuoi amici, sorella Baffuta. Quindi siamo pronti. Vediamo un pochettino se entrano. Io a te ti ho invitato adesso. Lo vedo, arrivo. Vado in chat con i sorella Baffuta perché non li vedo. Quindi in questo momento sono ancora solo, mi stai dicendo questo? No, assolutamente, sono qui. Non ti lascio da solo con la regia, non ti preoccupare. Non mi lasciare mai più perché ho finito gli argomenti da trattare. Tanto Epic, questa canzone si chiama Epic. Ti ricordo che c'è sempre Neymar, puoi parlare sempre di Neymar a Barcellona. Ah, è vero. Però potrei parlare solo male di Neymar, non so quanto sia... Ah, basta che ne parli, insomma. Allora, più che possiamo dare casomai eventualmente qualche... possiamo ripetere, visto che adesso ci sono molte più persone che ci seguono, il sondaggio che vogliamo e del perché lo vogliamo, vogliamo introdurre questo sondaggio sul sito ASL. E lo dirai tu. O lo dirò io. Allora, come voi tutti i cari giocatori di Gears siete a conoscenza che la Epic ha diramato la notizia della patch ufficiale che verrà introdotta dall'11 al 18 giugno. Allora, essendo una patch che reintrodurrà il loadout vecchio, ovvero l'impostazione precedente dei precedenti Gears, cioè si parte con Lancer e pompa. Cosa succede? Questo poi andrebbe a rovinare un po' tutti i piani e le tattiche che si sono che voi team di Gears che avete praticamente vi siete qualificati per Rimini intanto aggiornamento in tempo reale i Synergy hanno vinto 3-1 con gli Omega, quindi gli Omega sono fuori, non saranno a Rimini. Esatto. Nel frattempo, e quindi praticamente ci sarà questo sondaggio per decidere quale settings è migliore dobbiamo portare a Rimini, se quello attuale oppure quello con diciamo la nuova patch, quindi Lancer più pompa. Però io direi una cosa fondamentale che non abbiamo detto prima, che non ci saranno i party. No. La regia conferma. E io ho anche preso appunti sulla discussione che abbiamo fatto prima, come potete vedere. Esatto. Allora, non ci sono party. Quindi alla LAN i party non esisteranno. Nel frattempo, solo la chat... i Synergy mi dicono contro chi dobbiamo giocare. Contro chi... Se mi puoi vedere un attimo la struttura del torneo per vedere contro i Synergy, contro chi... Te lo dico subito. Dovrebbero giocare o contro il Bad Family o chi erano gli altri non me li ricordo più, però ora te lo dirò, attenzione. Sì, un attimo gli affini di... Io intanto chiamo un attimo per sapere chi è... No, devono giocare in loser bracket, regia. Sì, hanno vinto i Synergy, devono giocare tra una contro tra. Ah, i perdenti di Paradox contro una tra Bad Family e Ribbon e Synergy contro gli Affinity. Contro gli Affinity devono giocare. Ok. E... sì, è quella che abbiamo streamato, regia. Ok. E la loser è tutto normale oppure... No, è tutto normale. Ok, no. Quindi sempre stessa struttura, esecuzione. Uguale. Esattamente tutto identico. Anche perché okay. Fare un regolamento diverso, dato che è già stato difficile farne uno... Infatti, due era impossibile. Comunico agli affinity. Gli NXG confermo alla regia, hanno vinto 3-1. Intanto
Manuel è in collegamento con i team Sorella Baffuta, che sono anche entrati. E possiamo anche notare dai nickname, che non vedete voi ma che vedo io, che c'è un Affinity che è andato a giocare in Sorella Baffuta, che è Panic. Poi dopo chiederò a Manuel questo scambio di go mercato. Tra l'altro vedo che ci sono due giocatori ex QG, quindi quid, no, non so se erano quid, non credo, erano cugini. QG Ego. Bene. Allora, oh, grazie che sei tornato. Sì. Perfetto. Te sei entrato, stiamo aspettando praticamente qualche sorella gli altri. Intanto ho comunicato tutto. Ho comunicato anche gli Affinity e ai Synergy che devono giocare contro praticamente Bad Family contro Reborn. Tu per caso sai il risultato? Reborn, un attimo solo, bella domanda. Bella domanda, guarda, io chiamo direttamente i Paradox e chiedi, ragazzi, contro chi dovete giocare? No, un attimo solo che vedo un attimo. Allora, Bad Family, se rispondono poi in tutto questo. I Synergy hanno vinto, certo. Avevamo già detto. Non hanno postato Bad Family e Reborn? No. Speriamo che abbiano giocato, altrimenti il torneo si blocca. No. La regia sospetta che non sia stata giocata questa partita. Lo sospetta, io sospetto che Affinity Panic prima giocasse negli Affinity e adesso gioca nei Sorella Baffuta. Beh, direi di sì. Quindi c'è stato un litigio all'interno degli Affinity che andremo a scoprire grazie ai pettegolezzi di Mirmi, che sa tutto. Ci sono stati dei litigi, a dire, non mi hanno voluto spiegare cosa è successo, però non, da quello che ho capito non sia stata una cosa proprio bella, una bella cosa da... Dai, in queste situazioni purtroppo non escono fuori. Oppure io delle volte non me le faccio neanche raccontare perché non più di tanto mi interessa, quindi. Ma i QG sono i cugini o sono un altro team vecchio che adesso non esiste più? Sono QG, cioè erano QG, mo attualmente per questo torneo si chiameranno Sorella Baffuta, però sono sempre stati QG. QG che sta per? Cugini di campagna. Eccolo lì. Avevi ragione, regia, anche questa volta. Ovviamente io appoggio la regia in quello che dice, quindi... Certo. Ormai ho capito che è un gomblotto. Allora, il Reborn, un attimo solo, vedo un po'... Allora, innanzitutto mi metto come spettatore, poi sali su, premi Y. Dici a me? No, vai, premo io. Ok, perfetto, mi metto come spettatore e vado alla ricerca di Reborn. Si giocherà a rifugio intanto, credo. In esecuzione ostano i... NXG avevamo detto prima, me lo sono ricordato in extremis, evitandomi un'altra delle mie pessime figure. Non si sono ancora però sistemati i due team, intanto io mi sto spaccando un orecchio grazie a questo microfono. Bisogna attendere ancora un attimo. Prova ad andare in chat con uno dei Reborn, vediamo se mi risponde o sta ancora giocando. Quindi stiamo cercando di capire chi ha vinto tra Reborn e Bad Family, per cui abbiamo mandato il nostro detective Manuel alla ricerca di questo risultato. In tempo reale, non è facile sapere queste cose in tempo reale, soprattutto quando c'è un sito internet dove si possono scrivere i risultati.
colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta Twitch che ci ha negato la possibilità di avere la chat per questo streaming, e quindi non regaleremo nessun DLC e non potremo interagire col pubblico, che era l'unica cosa che mi avrebbe salvato oggi, perché avrei potuto fare delle domande alla chat oppure rispondere a delle domande della chat. Invece o scrivete sulla chat del nostro regista Marco Olivari di Facebook, oppure non potrò ricevere nessun tipo di messaggio. No. La risposta è no, non verrete aggiunti da Marco Olivari. Vi ricordo che se volete, io sono sempre disponibile a parlare con tutti voi, basta che aggiungiate Luigi Cirillo al vostro Facebook e io sarò ben contento di rispondere alle vostre domande. Magari se vedete l'avatar che non è proprio uguale a me, ma vi assicuro che sono io, Luigi Cirillo. Intanto Manuel sta ancora...